Salve a tutti e ben ritrovati. Dopo una breve fiammata africana nella giornata di oggi, le regioni meridionali italiane si preparano a vivere la prima intensa ondata di caldo di questa stagione, tutto a causa di una depressione colma di aria fredda che punterà alla penisola iberica e al Marocco, spingendo aria calda verso il sud Italia. La nostra regione raggiungerà da metà settimana temperature estive ben oltre la media del periodo, con picchi fino a 35 gradi. Vediamo quando e dove con l'aiuto della grafica tra oggi e giovedì. E infatti partiamo con la giornata di oggi, che vedrà un primo cavetto d'onda africano raggiungere le regioni meridionali, temperature che infatti arriveranno fino a 30-31 gradi sulle zone interne pianeggianti del Tavoliere e dell'Interland Barese, anche nel nord Barese temperature simili, sul resto della regione temperature massime intorno ai 26-27 gradi, ventilazione moderata dei quadranti meridionali. Ma il caldo appunto durerà poco, perché nella giornata di domani avremo un cielo che si presenterà quasi sereno ovunque, con temperature che però registreranno un lieve calo, con valori massimi intorno ai 25-26 gradi, picchi fino a 27-28 gradi sul Foggiano ed il nord Varese. Ma sarà un calo decisamente temporaneo, perché l'aria calda africana comincerà a risalire di latitudine, a raggiungere le regioni meridionali a partire da mercoledì, quando avremo qualche nube in più sui nostri cieli, ma ancora temperature in nuova ripresa, con valori massimi fino a 30-31 gradi, ma non sono esclusi picchi superiori fino a 32-33 gradi sul Tavoliere. Quindi stiamo infatti per cominciare l'ondata di calore che nella giornata di giovedì 14 maggio si farà sentire ancora di più, con cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ma temperature che aumenteranno ulteriormente, picchi addirittura fino a 34-35 gradi sul Tavoliere, molto caldo anche altrove, 33-34 gradi sul Varese, meno alte le temperature sul Salento, seppur qui avremo dei tassi di umidità più elevati, raggiungeremo temperature intorno ai 31-32 gradi nei valori massimi. Farà anche molto caldo durante le ore serali e notturne, con le minime che difficilmente scenderanno al di sotto dei 15-16 gradi. Ma non è tutto, perché nel prossimo fine settimana avremo una prima parte tra venerdì e sabato con l'arrivo ulteriore di aria calda africana sulla Puglia. Poi attenzione, perché tra domenica e lunedì brusco crollo termico con l'arrivo di temporali. Non perdete quindi gli aggiornamenti di venerdì. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo venerdì.